Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Realizzare calze a maglia è un vero lavoro d'amore che richiede sia tempo che dedizione e per questo vogliamo che durino il più a lungo possibile. Ecco perché in casa Tessila non può mancare un filato come il Sox Pro, un 100% made in Italy, la cui composizione è il perfetto equilibrio tra comfort e durabilità. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Sox Pro, che si presenta in un variopinto gomitolo da ben 100 grammi, i quali saranno sufficienti per un paio di calze che vanno orientativamente dal numero 36 al 44 ed ha una lunghezza di circa 400 metri. Come vedete, la sottigliezza del filo consente di lavorarlo con uncinetto 2,5-3,5, così come per ferri 2,5-3,5. E la qualità del prodotto chiaramente si riflette sulla scelta delle materie prime. Infatti è composto per il 25% da poliammide e il 75% da lunghe fibre di lana, e quindi ciò rende la lavorazione sicuramente morbida e destinata a durare nel tempo. Inoltre ricordiamo che questo tipo di lana è super wash e quindi avrete la comodità di lavarlo non soltanto a mano ma anche in lavatrice ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Potete poi utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene, e stirare il prodotto finito ad una temperatura massima di 110 gradi, ma anche riporlo in asciugatrice purché sia a basse temperature, mentre non è possibile candeggiarlo. Eccolo quindi nella sua variante romantico, dove racchiude tutti questi splendidi colori che vengono rappresentati splendidamente anche dal campioncino. Eccolo nella sua variante rilassato, dai toni più scuri che richiamano il bluette, il grigio scuro e tonalità del verde scuro, quindi chiaramente rappresentati grazie al campioncino. Molto interessanti anche le tonalità racchiuse nel curioso. Guardate, anche sviluppate nel telino. Passiamo adesso alle tonalità calde del tranquillo. Molto particolari anche le sfumature racchiuse nel innamorato. Delle splendide tonalità autunnali invece le ritroviamo nel Sox Pro Interessato, nella variante Calmo invece troviamo delle tonalità in perfetta armonia tra di loro, dai toni molto caldi. Con il Delicato le sfumature non possono essere da meno, come rappresentate anche dal campioncino. Nella sua variante Timido troviamo invece tutte le tonalità dell'arancio, del verde e del beige. Ecco invece il Sox Pro nelle sue tonalità fredde, racchiuse nella variante Sicuro. Ecco invece le splendide sfumature che riscontriamo nel Pacifico. Colori chiari e scuri invece si alternano nel gomitolo del Pensieroso. Nella sua variante Libero spiccano invece i toni del lilla e del viola, alternati a quelli ben più tenui. Sfumature perfettamente in armonia tra di loro li ritroviamo ovviamente nella variante Armonioso. Ben più nette sono invece le tonalità che troviamo nella variante Geloso. Molto particolare, con le sue tonalità super accese e fluorescenti, il Sox Pro Euforico.
Ecco il Sox Pro Allegro, dove si notano le tonalità principalmente di azzurro e grigio, alternati al bianco e al panna. Tonalità predominanti del Sox Pro Sorpreso sono il verde e il marroncino. Ecco invece il Vivace, di nome di fatto grazie a questi colori sgargianti e luminosi. Passiamo adesso al Sox Pro Fiero, dove risaltano particolarmente le tonalità verdi. E dulcis in fondo la variante Sognatore, dove si alternano queste tonalità ben più scure, che notiamo anche sul campioncino, perfettamente abbinate tra di loro. Dopo averle viste, non resta che provare in prima persona queste stupende creazioni del Sox Pro. Come abbiamo detto, si presentano particolarmente indicate per la realizzazione di calze da donna, quindi via libera a parigine, calzini, calzi che arrivano magari poco sopra il polpaccio da abbinare con calze velate, che sono molto di tendenza, o ancora anche calze comfort per la casa o scaldamuscoli. Inoltre possiamo anche adoperare questo filato nella variante più vivace, magari per la realizzazione di calze e calzini per bimbi, o ancora nella variante magari più scura, grazie alle varie tonalità che si prestano, possiamo realizzare calzini sia essi corti che lunghi per uomo. Poi ovviamente è possibile anche realizzare qualsiasi altro tipo di capo d'abbigliamento o accessorio. Come lavorarlo? Anche in questo caso Tessiland ha la risposta, infatti ha a disposizione dei ferri specificatamente indicati per la lavorazione di calze, che sono i ferri Knit Pro con cavo fisso dalla lunghezza speciale di 25 cm, e quindi risulterà molto scorrevole, molto semplice realizzare questa lavorazione con questi tipi di ferri. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella, e vi ringrazio per averci seguito. Ciao!